Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Oggi video un po' particolare, completamente diverso dal solito, perché oggi il video non lo farò io, ma come avete visto dal titolo lo farà un'altra persona che probabilmente già conoscete. Quindi comunque, a parte tutto, è una figata, quindi direi facciamo partire la sigla e poi vi spiego tutto bene come funziona. Il video di oggi è una collaborazione con Franco Rossi, che è un batterista fenomenale italiano, è un batterista storico anche, diciamo, è un insegnante storico, è un grandissimo batterista, che bisogna dire di Franco Rossi, lo conoscerete già, quindi mi fa super piacere, lo ringrazio per questa collaborazione. E oltre questo, la figata vera è che nella lezione di oggi vi fa vedere una cosa super importante, poi ve lo dirà ovviamente meglio lui, ma la cosa principale è partire come al solito da un esercizio che rimane un esercizio super semplice, che però se lo facciamo così sul pad rimane quello e non lo useremo mai. Partendo di lì, lui vi fa vedere come riuscire a creare mille cose diverse, come riuscire a far diventare appunto questo esercizio una figata pazzesca veramente. Quindi vabbè, a parte questo, io direi che posso direttamente lasciargli la parola, così vi spiega tutto e siamo a posto. Vai Franco. Ciao ragazzi e ciao soprattutto Luca, e grazie per avermi invitato nel suo bellissimo canale YouTube, ma soprattutto grazie a quello che fai per la comunità dei batteristi, fatto bene, ad alto livello e molto simpaticamente. Grazie Luca, bravo. Bene, oggi faremo una lezione che a me sta molto a cuore, ovviamente gli incastri lo sanno un po' tutti quelli che mi conoscono, ma come? Prendendo una piccola cellula, cioè un rudimento, che tra l'altro la mia soddisfazione e piacere è proprio sviluppare le piccole cellule, che sono i piccoli rudimenti che noi studiamo classicamente su tutti i libri, e trasformarle nel come. La parola come è importantissima, il come si suona, come si interpreta, come si crea. E questa è una cosa molto importante. Capire come da un semplice rullo a tre, questo è quello che ho scelto per voi, il rullo a tre. Penso che lo sappiate tutti, cos'è il rullo a tre. Ok, quindi partendo da una cellula del rullo a tre, ma ovviamente suonato alternato, in modo alternato, no? Perché il rullo a tre si può suonare in tanti modi, però proprio per questo studio il suono alternato, perché è anche più potente, ci serve proprio per fare questo lavoro in incastri, che è il seguente, rullo a tre. Ok, classico rullo a tre. Che sanno tutti. Lo sticking, come ho detto, a mani alternate. Adesso vi farò vedere e soprattutto l'accento sull'inizio di ogni rullo a tre. Cioè. Ok, fino a qua giustamente molti di voi si domanderanno, vabbè, che lezione è? Vabbè, starete a vedere. Noi adesso ricaveremo proprio il concetto, quello poi di ricavare dagli incastri groove e feeling diversi stili musicali, generi musicali. Ok, il primo lavoro è proprio legato al rullo a tre classico e la trasformazione, che sarebbe gli esercizi che poi vi ho scritto, 1, 2, 3, 4. Che cosa succede? Allora, se io parto con... Adesso a questo rullo a tre inseriamo la cassa nel posto vuoto, cioè nel quarto sedicesimo. Ok, questo è quello, è la base su cui cominceremo a lavorare sul discorso incastri. Ora, il terzo meccanismo sarà legato al groove, perciò era importante avere l'accento proprio sul primo. Ecco, questo comincia a dare il senso di ritmo, di movimento, proprio perché batte sul 2 su 4 rullante. Ora potremmo aggiungere un altro elemento, per esempio il Charleston, una volta sì, una volta no, per ricreare questa tipologia, diciamo, di groove un pochettino più
diciamo, morbide, che fa respirare un po' più di più la cassa meno frequente, no? E verrà fuori questo. Ovviamente, per chi non dovesse avere i gialli, sono a destra, come non so il mio set ergonomico, che ormai mi sono innamoratissimo, e anche questo insieme agli incastri vi spiegherò poi in futuro, chi ha voglia sapere come funziona, e chiaramente userà il suo Charleston nella posizione naturale in questa maniera. Avete sentito la diversità, al di là della diversità di suono del Charleston, che sono differenti, perché questo è un meraviglioso 15, questo è un 14, non suono più basso, no? Comunque l'apertura, quando noi siamo in questo movimento, si apre il Charleston, comunque volendo, no, poi più si va in velocità, comunque crea quell'effetto, questo è questo effetto qua. Bene ragazzi, non preoccupatevi, perché se fino adesso è stato un po', diciamo, è un po' noioso, ma adesso cominciamo subito, magari con la demo 1, a far suonare, a farlo diventare un ritmo, cioè aumentiamo la velocità e cominciamo a farlo girare come pulsazione ritmica. Bene ragazzi, nella demo 1 sicuramente eseguirò in maniera più veloce e più, diciamo, suonata più ritmo, perché avendo velocità e modalità di suono, il come vi dicevo prima, ci sarà una piccola variante che non abbiamo visto prima in precedenza, ed è l'accento, uno spostamento di accenti, il quale lo ritroverete tranquillamente scritto sul PDF che troverete in basso, che vi ho lasciato. Ovviamente avrete notato che ho messo la cassa, l'unica diversità che passa rispetto a prima, avendo messo la cassa sull'1 proprio per ripartire in battere, perciò c'è solo un'aggiunta di una cassa sull'1 di ogni battuta. Sicuramente questo ritmo rientra nel genere funk fusion come tipologia di sound. Comunque avrete visto come cambia completamente la forma dall'esercizio iniziale noioso, probabilmente insignificante, no? Come tantissime cose, se non c'è la velocità e il portamento non dicono nulla, però quanto è interessante vedere un rullo a 3, chi se ne sarebbe immaginato? Neanch'io, quando avevo la vostra età, non avrei pensato che potesse suonare una cosa del genere. Bene, adesso andiamo avanti con la demo 2, che è identica, cambia solamente che sostituisco sul primo quarto e sul terzo quarto con la ietta al piede piuttosto che la cassa. Cioè, vi faccio vedere molto lentamente. Ok, questo me lo suono comodamente con la mia mano destra, perché sono finalmente libero. Ora lo andiamo a vedere suonato con il Charleston normale, per sentire anche l'effetto diverso. Infatti avete visto anche in questa demo 2, cioè cambiando due colpi di Charleston, sostituendo e passando un pelo la velocità, è un po' più funk, un po' meno fusion, un po' più funk e un po' più aperto, open, dà proprio una sensazione diversa. Poi avete visto come cambia in base a come tengo il Charleston, se è dopo il Charleston di sinistra o se è dopo il Charleston di destra, cambia proprio moltissimo. Bene, fino adesso abbiamo visto come fare ricavare dei groove da questo rullo a 3, usando le voci di Charleston, rullante, cassa, in questo modo. Ora, se noi utilizziamo solamente le voci, diciamo, del tamburi, il tom e del rullante, cominciamo a lavorare anche
sui fili in questo caso, chiaro, poi vedrete che posso usare tutto, ma in questo caso specifico sarà più vicino al meccanismo dei tom, dei fili. Bene, io penso che adesso vi chiederete se in questi passaggi ho cambiato qualcosa. Adesso vi mostrerò molto lentamente che non è cambiato nulla, ho solamente doppiato la velocità sui tamburi. Perciò lentamente sarà. Oh, benissimo! Finalmente abbiamo sdoganato i 32esimi. Possiamo riparlare un po' di hard rock con terzine di ottavi e quattine di sedicesimi. Adesso parto molto lentamente per farvi un esempio. Le terzine le ricaveremo con un incastro di due note, il classico incastro, due note. Perciò. Ok? Seguito dall'incastro a sedicesimi in quartine. Bene, adesso vi ripeto la demo 4 più lenta. Bene ragazzi, la lezione è terminata, continueremo poi sul nostro canale perché con lo stesso meccanismo vi proporrò poi pure i ritmi, andremo avanti insomma con tutti questi meccanismi un po' afro, un po' lati, un po' magari anche gospeliani, no? Vi farò vedere come da questo semplicissimo rudimento rulla 3, avete visto, spero che abbiate capito che è bellissimo e divertentissimo e soprattutto creativo. Possiamo muoverci in mille modi, voi avete visto un millesimo di quello che si può veramente fare con un solo rudimento. Bene ragazzi, ringrazio in particolar modo Luca per avermi invitato nel suo canale, bellissimo, pieno di contenuti veramente importanti e preziosi per la comunità dei batteristi. Ok, vi saluto a tutti, ciao e alla prossima! Eccoci di nuovo qua, grazie mille ancora Franco e grazie mille anche a Teo che è quello che gli monta i video, che lo aiuta eccetera eccetera, quindi grazie mille ovviamente anche a Teo. La lezione è stata veramente una figata, a me è servita un sacco, mi ha dato un sacco di spunti e soprattutto voglio sapere da voi se vi è servita, cosa vi è servito, cosa vi aspettavate, cosa non vi aspettavate eccetera eccetera eccetera, quindi fatemi sapere tutto questo sotto nei commenti. Ovviamente se questo video vi è piaciuto lasciate un like, andate mi raccomando sul sito di Franco a iscrivervi se ancora siete iscritti, a vedere i suoi video che come avete visto oggi sono pieni di contenuti. E detto questo io direi che posso anche salutarvi, quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao.